Nel corso del V secolo, Sparta e Atene si sfidano in una guerra terribile, la guerra del Peloponneso. Sono le due grandi potenze del mondo greco a confronto. Noi siamo portati a pensare che scatta la trappola di Tucidide. Ma che cos'è questa trappola di Tucidide? Allora, Tucidide era uno storico, forse il primo vero storico, che ha raccontato, ha scritto della guerra del Peloponneso, e con una sua teoria, lui l'ha interpretato, quell'evento, sostanzialmente scrivendo che Atene, che era la città greca dominante, la più avanzata, era spaventata dalla ascesa di Sparta, la sua rivale, temeva che Sparta potesse contenderle il primato e quindi questo ha fatto precipitare la guerra per bloccare una rivale. Il termine trappola di Tucidide è molto più recente, lo ha coniato un celebre storico americano per descrivere una situazione che può essersi ripetuta tante volte nella storia, in cui cioè la stessa situazione vedeva una potenza dominante, numero uno, un impero più forte degli altri, una potenza in ascesa, una numero due che diventava sempre più forte, e quindi un meccanismo quasi ineluttabile, di cui il termine trappola, cioè una specie di spirale irresistibile che trascina gli eventi, che trascina i leader a fare magari delle scelte sbagliate di cui loro stessi non calcolano tutte le conseguenze e porta a un conflitto che può essere un conflitto devastante, tragico, come lo fu la guerra del Peloponneso. Nella storia è scattata più volte o è stata evitata più volte questa benedetta trappola di Tucidide? Allora, gli storici contemporanei hanno studiato proprio quante volte è accaduto qualcosa di simile, che abbiamo avuto un impero molto forte, ma possibilmente sull'orlo di un declino, e un nuovo soggetto sfidante in ascesa. Cosa è successo? Quante volte questa rivalità, questo dualismo, questa sfida, questa gara, questa competizione è degenerata fino a una guerra? Purtroppo nella maggior parte dei casi. Purtroppo questo è diciamo, il verdetto degli storici, è che è successo molto spesso. Ci sono delle eccezioni, per fortuna, importanti. E spesso sono eccezioni in cui le due potenze condividono dei valori comuni, una cultura, un'ideologia comune. Per esempio gli imperi spagnolo e portoghese, che si erano lanciati tutti e due alla conquista di colonie sia in Sud America sia in Asia, non si sono mai fatti una grande guerra perché erano cattolici e il papato qualche volta ha avuto una funzione di mediazione tra di loro. L'altro esempio interessante più vicino a noi è quando c'è il passaggio dalla egemonia, dalla leadership mondiale dell'impero britannico a quello che è stato definito il secolo americano, cioè il predominio degli Stati Uniti d'America. E anche qui tra di loro non c'è stata una guerra, forse perché condividevano la lingua, la cultura, certi valori politici, in parte la religione. Quindi questi sono i casi in cui si è evitata la guerra tra l'impero numero uno ma declinante e l'impero numero due ma ascendente. La guerra fredda, lo scontro tra USA e URSS, è un esempio di trappola di Tucidide non scattata? Quella guerra fredda, che oserei chiamare la prima guerra fredda, perché purtroppo temo che siamo oggi nella seconda guerra fredda, quella guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, per fortuna non è mai degenerata fino a un conflitto diretto che rischiava di essere la terza guerra mondiale,
Probabilmente perché l'arma atomica ha avuto un effetto positivo, deterrente, cioè sapendo ciascuno di questi due soggetti, sapendo di avere nelle proprie mani, ma sapendo che anche l'avversario aveva un arsenale così distruttivo, così devastante come l'arsenale nucleare, si sono sempre fermati un passo prima. Abbiamo sfiorato, cioè abbiamo sfiorato la guerra nucleare più volte, 1950-53 durante la guerra di Corea, nel 1961 con la crisi di Berlino, nel 62 con la crisi dei missili di Cuba e ancora negli anni 70 in Vietnam. Ci sono stati momenti in cui la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica è arrivata sull'orlo dell'uso di armi nucleari, ma questo per fortuna non è mai accaduto, perché la distruttività delle armi nucleari ha trattenuto le superpotenze dall'usarle. Cina e Stati Uniti si stanno infilando in una trappola di Tucidide. Questo è il grande punto interrogativo del nostro tempo. È chiaro che gli Stati Uniti sono ancora per tanti aspetti numero uno mondiale, ma la Cina è un numero due che sale velocemente dalla dimensione economica, tecnologica fino a quella militare. Hanno delle ideologie profondamente diverse, se non addirittura antagoniste, visto che l'America è il numero uno del mondo liberal democratico, la Cina ha un regime autoritario. Ci sono delle parti del mondo dove sono proprio quasi confinanti i loro interessi. L'America è impegnata a difendere degli alleati come il Giappone, la Corea del Sud o Taiwan, che invece la Cina potrebbe attaccare, soprattutto il caso di Taiwan, perché la Cina la considera parte del proprio territorio. Quindi siamo in una situazione che purtroppo potrebbe configurarsi come una nuova trappola di Tucidide.